Colpo di scena in casa Agropoli che cambia radicalmente le carte in tavola. Società pronta al passaggio di mano con un progetto atto a salvare e rilanciare i delfini iscritti al prossimo campionato di eccellenza, quello 2024-2025. Stefano Squittieri e Valentino Viviani, agenti FIFA, dovrebbero essere coloro che si occuperanno di dare slancio e stabilità del calcio ad Agropoli. Manca ancora l'ufficialità, ma a quanto pare sarebbe tutto agli sgoccioli. C'è l'ok del sindaco Mutali Passi, circolano già voci e idee. Addirittura si parla già del nuovo allenatore ed altro colpo di scena. A guidare i delfini dovrebbe essere Mister Ambrosino, che ha portato gli agropolesi ad un onorevole settimo posto nello scorso campionato. L'alternativa al momento è rappresentata da Jacopo Leone, ex mister del Baronisti, esperto nel lavoro con i giovani. A dare l'addio, dopo anni di lotta e sudore, nel vero senso della parola, dovrebbe essere Nicola Volpe, che uccidebbe così di scena, dopo aver garantito e guidato le gestioni precedenti. A proposito di gestioni, non dovrebbero essere del progetto l'ex patron Carmelo Infante e neanche Domenico Cerruti. Ad Agropoli si prospetta finalmente una società nel vero senso della parola, cosa mancata l'anno passato. Anche Costabile Mondelli, imprenditore nel campo immobiliare, che ha fatto sapere pubblicamente più volte di essere interessato alla società, dovrebbe essere fuori dai giochi. Il suo progetto non è stato ben visto nei palazzi alti di Agropoli. D'altronde Mutali Passi ha dovuto fare una scelta precisa. Il rischio fallimento era lì a portata di mano. L'iscrizione da sola non serviva davvero a nulla. Vanno ripianati i debiti della gestione precedente, con quattro mensilità non corrisposte a staff tecnico e giocatori, che devono essere colmati per prendere parte al campionato successivo. Nelle prossime ore è prevista l'ufficialità dell'accordo e dovrebbe esserci anche una conferenza stampa. Poi al via l'organizzazione del calcio Agropoli, nel vero senso della parola, con la creazione dello staff tecnico. Circolano tante voci, ma aspettiamo di sapere la realtà delle cose. Agropoli, la società ultracentenaria che non è mai fallita, trova in extremis una soluzione probabilmente ai suoi problemi ed evita di scomparire dal calcio, anzi rilancia in tutti i sensi. Previste tante novità. Nei prossimi giorni avremo il quadro chiaro, ma è evidente che la situazione per i delfini cambia radicalmente.